Crescono i dati del contagio in provincia di Isernia, tanto che il territorio Alto Molisano è stato inserito tra le 41 zone a maggiore rischio pandemico a livello nazionale, con un indice di replica del contagio del 50%. Isernia città ancora riesce a reggere, ma il contagio dilaga in altri centri della provincia, tra cui Acquaviva di Isernia, tanto da spingere il sindaco di Cerro al Volturno a chiudere le scuole perché frequentate da scolari provenienti proprio da Acquaviva. E non va bene neanche a Macchiagodena con 23 casi. Agnone poi è il cluster con maggiore indice di replicabilità, con una trentina di nuovi contagi nella giornata di ieri. Allora, purtroppo avevamo già preventivato questo numero di positivi, ci aspettavamo 30 positivi e 30 sono usciti. Diciamo che il bollettino ufficiale ne porta 29, ma c'è una persona che è residente in un altro comune che in realtà è in Agnone. Dall'analisi che noi abbiamo fatto, diciamo che questa è l'espansione dei cluster che noi più o meno avevamo individuato sui 23 dell'altro giorno. E purtroppo prevediamo ancora un'ulteriore espansione di questi. Quindi sarà assolutamente importante rimanere a casa, perché l'unico modo per combattere il virus è l'isolamento. Preghiamo chi è in attesa di tampone di non uscire, e chi l'ha effettuato e l'ha avuto negativo e ha dei familiari positivi di rimanere in quarantena per altri 4-5 giorni, in modo tale da evitare il più possibile contatti con altre persone. È una preghiera che io faccio a tutti i nostri concittadini per arrestare questo incremento spaventoso di positivi da Covid-19. Intanto ieri sera tutti i sindaci della provincia si sono riuniti con il presidente di Via Berta, Alfredo Ricci, per chiedere immediate misure alla regione. Probabilmente la zona rossa per tutti i comuni, ma si è deciso di aspettare le decisioni del governo centrale anche per la questione dei ristori. Infine, per i vaccini c'è l'appello degli studenti di infermieristica della Sapienza Isernia, che chiedono all'ASREM di essere vaccinati per poter andare in corsia al Veneziale a dare una mano ai sanitari dell'ospedale Isernino. E sarebbe il caso che Florenzano accolga l'appello dei 300 aspiranti infermieri di Isernia per poter dare così una mano d'aiuto al Veneziale.